Professor Caulo, oggi i primi due pazienti per la nuova TAC di Atessa e si apre un nuovo capitolo, una nuova storia per questo presidio. Ma oggi è un giorno importante perché parte questa nuova apparecchiatura, questa nuova TAC 80 strati. E studiamo i primi due pazienti, faremo un TAC del torace, un TAC del cranio su pazienti esterni, ambulatoriali. Quindi sicuramente per questo ospedale è un'occasione da ricordare, perché fino ad oggi non c'era una tecnologia così avanzata come quella che oggi inauguriamo. Ma non è soltanto una questione di nuova TAC, perché la prossima settimana ci sono anche ecografi in arrivo e quindi c'è una radiologia comunque rinnovata. Sì, da lunedì, lunedì collaudaremo due nuovi ecografi e lunedì stesso cominceremo a vedere qualche paziente sempre ambulatoriale. E è tutta la radiologia che è rinnovata, gli ambienti sono nuovi, è tutto rimesso a nuovo e quindi anche per i pazienti sarà sicuramente meno angosciante rientrare in un ospedale rinnovato. E quindi l'offerta diagnostica sicuramente cresce come tecnologia e anche i medici dell'Università di Chieti verranno ad integrarsi con i medici presenti qui in radiologia d'Atessa per migliorare lo scambio e per sicuramente portare nuove esperienze in questo ospedale. C'è complessivamente un investimento su questa struttura? C'è un investimento su questa struttura e su un territorio che di certo lo merita per estensione, per quanto è esteso, per quanto è isolato, distante e poi per quanto sia anche popolato. Quindi sicuramente una struttura che, se gestita bene, come sono certo sarà, potrà dare un contributo importante all'assistenza, al sistema sanitario di questa regione.